Altro esempio, praticamente identico al precedente, 77 decibel il livello sonoro, qual è l'intensità sonora in watt al metro quadrato? Anche qui possiamo ragionare prima intuitivamente, 77 decibel è un numero compreso tra 70 e 80. Questo vuol dire tra 7 e 8 ordini di grandezza, cioè la nostra intensità sonora incognita è tra 7 e 8 ordini di grandezza più grande di quella di riferimento, che è 10 alla meno 12 watt al metro quadrato. Quindi se partiamo da 10 alla meno 12 e saliamo di 7 o di 8 ordini di grandezza, arriviamo a 10 alla meno 5 o 10 alla meno 4 watt al metro quadrato. Quindi la nostra intensità incognita, intensità sonora, sarà compresa fra 10 alla meno 5 e 10 alla meno 4 watt al metro quadrato. Infatti il risultato sarà 5,0 per 10 alla meno 5, valore compreso tra questi. Qui ci sono tutti i calcoli, uguali a prima. Togliamo decibel, dividiamo per 10, 7,7 sono gli ordini di grandezza. Ricaviamo l'incognita, che è l'intensità sonora, e il risultato di tutti i calcoli numerici è 5 per 10 alla meno 5 watt al metro quadrato.